che credo non abbia in nessun modo dato risposte definitive, e credo che nonostante su questo caso siano stati versati fiumi di inchiostro, sia l'inchiostro giudiziario che l'inchiostro romanzesco, penso al libro di Gratteri su questo argomento, credo che lasci tutti assolutamente insoddisfatti rispetto alla possibilità di aver ricostruito un quadro probatorio accettabile. Quindi ben venga una riapertura del caso. Ecco, poi le testimonianze si basano esclusivamente, le sentenze si basano su testimonianze unicamente quasi al 99% di Giancarlo Lotti, ecco, questo signore che nelle sue dichiarazioni risulta molto discutibile, sbaglia date, sbaglia circostanze. Quanto può essere attendibile una testimonianza dopo 12 anni, 10 anni? Ma l'attendibilità di Lotti è una testimonianza, è una attendibilità scarsissima, tanto perché in genere gli elementi probatori basati sulla testimonianza sono inficiati da quel grande grado di soggettività e di interpretazione assolutamente personale che c'è nella raccolta di testimonianze, anche quando avvengono nelle primissime ore o nei primissimi giorni di un evento. Quando poi questa è una ricostruzione a posteriori fatta dopo mesi o dopo anni, la attendibilità è minimale o quasi nulla. Se poi aggiungiamo il profilo di personalità, il basso livello intellettuale, l'influenzabilità di questo personaggio, credo che allora arriviamo ad un grado di affidabilità del fatto prossimo allo zero. Ultima domanda, ecco, i delitti di Coppietta, lei ricorda che generalmente vengono, questo ce lo dice un po' la letteratura criminale, compiuti da un'unica persona, poi per 17 anni avvenuto. Si è parlato di mandanti, si è parlato di sette, ma non si è mai trovato assolutamente nulla. Come vede lei questo caso? Cioè, la maggior parte delle persone dicono un soggetto che agiva senza la complicità di nessuno. Vabbè, gli studi sui serial killer, e in questo caso si tratta di un serial killer, sono sempre molto complessi, anche perché qualche volta rimandano a delle responsabilità collettive. Un episodio di serial killer durato per anni evidentemente può fare pensare a delle complicità, ma purtroppo le indagini sono state fatte in modo talmente inadeguato oggi da non fornirci nessuna risposta neanche su questo. Io credo che questo sia diventato un cold case, un caso freddo, un caso remoto, evochi la necessità di riaprire la questione con una chiave interpretativa del tutto nuova, cosa che probabilmente, ripeto, anche con nuove tecnologie e con un approccio anche su un piano delle scienze investigative basate sulle prove logiche possa darci un quadro di riferimento più attendibile di quello che è avvenuto.